Brunini, anche l'arte dice che Malpensa è sempre più cinese, c'è stata un'esplosione di voli. A che punto siamo arrivati e soprattutto continuerà questo sviluppo dei voli verso la Cina? Ma siamo arrivati a 8 destinazioni diverse, quindi 8 città cinesi, includendo Hong Kong, collegate direttamente con Malpensa, alcune con un volo giornaliero, altre con 3 voli, 2 o 3 voli a settimana. È un record che non ci aspettavamo di raggiungere così presto. Ricordo che nel 2019 si è compiuto uno sforzo grosso, direi tutta l'Italia, per ottenere una modifica negli accordi tra l'Italia e la Cina, consentendo più voli. Poi c'è stato il Covid che ha purtroppo azzerato i voli invece di aumentarli, ma poi siamo ripartiti velocissimamente e oggi abbiamo raggiunto penso che siamo uno degli aeroporti meglio collegati in termini di numero di destinazioni in Cina, a livello europeo. Per il futuro ovviamente continuiamo a lavorare, io penso che forse sarà più facile aumentare le frequenze piuttosto che aumentare tanto le destinazioni, perché 8 sono tante le città. Ma direi che ora vogliamo prima consolidare questi risultati, vedere tanti cinesi che arrivano e italiani che vanno in Cina, ma soprattutto i cinesi che arrivano perché significa turismo, significa ricchezza per il nostro territorio. E prima consolidiamo e poi penseremo ad altre destinazioni. Per ora ci godiamo questo risultato e questa mostra è un omaggio ai cinesi che vengono qui e a questi risultati. Oltre alla Cina c'è qualcosa che bolle in pentola? Ma direi qualche cosina, come sempre c'è, sarebbe grave non fosse così. Puntiamo molto sull'intercontinentale, è una delle grandi vocazioni di questo scalo. Questo territorio merita collegamenti diretti intercontinentali e noi siamo impegnati da sempre e sempre di più su questo. E quindi il grosso del recupero è stato fatto, adesso lavoriamo, cerchiamo le ciliegine sulla torta, non posso svelare molto di più.